Allora, come detto, è il momento di tornare sul tema delle banche centrali. In questo senso, regia, partiamo subito con il secondo titolo, con la seconda strap prevista per questo blocco. Esatto, cosa resta della settimana delle banche centrali? Beh, ne vogliamo parlare con chi è assolutamente esperto e che segue da sempre, insomma, questo tema, come Saverio Berlinzani, che saluto subito senza perdere tempo. Save Forex, ben trovato Saverio, buongiorno. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. Sicuramente settimana di cambiamenti, cambiamenti per la Bank of England, per la Fed, che insomma ha mostrato un nuovo atteggiamento nei confronti insomma dell'inflazione, un po' meno la BCE e la Bank of Japan, però come detto insomma sono tante le banche centrali che oggi si sono, che questa settimana si sono espresse, cito anche la banca centrale australiana e quella turca, insomma per tirarne fuori altri due. Dunque cambiamento, chi più chi meno. Meno il cambiamento al momento, che dici, sta spaventando i mercati o tutto sommato si stanno dimostrando impermeabili? Poi ovviamente andiamo nel dettaglio delle decisioni di questi istituti, Saverio. Allora, si può iniziare a dire che le banche centrali finalmente, tra virgolette, si accorgono che c'è l'inflazione. Dopo Ok. mesi e mesi in cui avevano dichiarato che l'inflazione era temporanea, hanno finalmente compreso che forse questa temporaneità non è così evidente e si parla addirittura in alcuni casi di inflazione strutturale. Così è stata la Federal Reserve, la quale è stata la prima diciamo, accendere la luce rossa su quello che è l'andamento dei prezzi, nonostante fossero passati già 8 mesi di rialzi costanti dell'indice dei prezzi al consumo un po' dappertutto. E l'atteggiamento delle banche centrali risponde a tutto sommato quello che è l'andamento anche della congiuntura macroeconomica di questi paesi, per cui la Fed, che ha una crescita ancora robusta, parla strutturalmente di necessità di aumentare il tapering, quindi ha aumentato la riduzione degli acquisti di titoli è da 15 miliardi al mese a 30 miliardi al mese, dichiarando che sostanzialmente ci saranno 3 rialzi dei tassi nel 2022. Il mercato come ha reagito? Poi magari andiamo entrando nel dettaglio delle banche centrali. Ha reagito in maniera molto tranquilla su quello dei cambi, ha avuto una reazione pro valuta la cui banca centrale stava decidendo sui tassi prima della decisione e successivamente un ripiegamento al ribasso, ma tutto sommato siamo rimasti nel trading range, quindi abbiamo avuto un euro-dollaro che scendeva con la Federal Reserve prima della decisione, con la decisione l'euro-dollaro è risalito, si è stabilizzato e poi il giorno dopo l'euro-dollaro è salito sulla previsione della BCE e sulla decisione della BCE e poi dopo è risceso, in ogni caso siamo rimasti sugli stessi livelli, 1,1320, 1,1310, Esatto. 1,1330 e così la sterlina. Quindi il mercato ha reagito in maniera estremamente matura. Molto probabilmente vedremo il rally di Natale e successivamente poi le cose, secondo me, potranno cambiare finalmente in maniera più sostanziale. Potremmo quasi dare dei voti alle varie banche centrali, come si fa nei talk show sportivi, insomma, voto 8, non so, ad esempio alla Bank of England che ha accettato di buon grado anche l'invito del Fondo Monetario Internazionale che ha detto, insomma, facciamo in fretta con questo rialzo dei tassi perché rischiate l'anno prossimo di avere un disastro di inflazione. E alcuni analisti sono rimasti sorpresi della decisione dell'istituto guidato da Andrew Bailey perché si aspettava. Lo aspettavano 2 mesi fa questo cambiamento, anzi, e non se lo aspettavano questo mese perché c'è la variante Omicron che, come ha detto Boris Johnson, è in fase di mareggiata nei confronti del Regno Unito. E quindi, diciamo così, la Bank of England ha sfidato così, con questo atteggiamento hawkish, la variante Omicron. Che idea ti sei fatto della scelta della Bank of England? Ma io avevo detto 2 mesi fa che non mi sarei aspettato un rialzo perché i dati non erano così positivi, l'inflazione era inferiore alle attese e credo di aver avuto ragione in tal senso. Così come invece già nelle ultime settimane gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio, ma soprattutto sull'inflazione, avevano mostrato di nuovo, nuovamente i muscoli in Gran Bretagna. Quindi mi era parso di intravedere una reazione, di poter intravedere una reazione da parte della Bank of England che fosse legata direttamente a questi ultimi dati, quindi un atteggiamento molto legato ai dati di breve termine. E in effetti ha rialzato i tassi, poi si può obiettare sul fatto che
doveva rialzarli prima piuttosto che un mese dopo, non cambia la sostanza delle cose. Il rialzo è un rialzo minimo, si tratta di uno 0,25, l'asset purchase è rimasto 895 billion pounds, quindi di cui 875 billion sono legati agli acquisti di titoli di Stato inglesi gilts, dall'altra parte sono 20 miliardi solamente di acquisti di corporate bonds sui mercati stessi, quindi rimaniamo ampiamente accomodanti secondo me, così come per la BCE che ha addirittura aumentato l'acquisto nell'ambito dell'asset purchase program di 20 miliardi al mese l'acquisto dei titoli, sapendo che andrà a drenare invece quegli acquisti che sono legati al purchase pandemic program, quindi alla strategia legata alla pandemia. Quindi questo è un po' il quadro. Io credo che il voto che si può dare alla Bank of England è un voto più che sufficiente, perché fino ad oggi era rimasta tranquilla, e direi piuttosto un'altra cosa. Sì. Attenzione, perché non è detto che l'inflazione rimanga strutturalmente alta nei primi mesi, proprio perché le varianti andranno a pesare sugli aggregati macro, e questo potrebbe creare scompiglio, perché attenzione, non hanno più molti strumenti, non è che possono tornare indietro oggi e riparlare di QE se noi siamo stati brutti, scusatemi, nel primo trimestre del 2022. Quindi la situazione secondo me rischia di diventare pericolosa nel caso contrario, nel caso in cui l'inflazione dovesse ancora salire, alzeranno i tassi come previsto e le cose secondo me si sistemeranno. Cosa pensi del fatto che la BCE a livello di previsione di inflazione abbia previsto, io adesso sto andando a memoria, 2022 siamo sopra il 2%, mi pare 2,6, potrei sbagliarmi, 2023-2024 siamo sotto il 2%, questo potrebbe voler dire che, anche qui ovviamente correggimi se sbaglio, forse la BCE non ha neanche bisogno di alzare i tassi di interessi, perché se l'inflazione rimane sotto controllo come da previsione, se tu alzi i tassi abbassi una domanda di un'area euro che sappiamo insomma non ha la ripresa degli States, siamo pur sempre gli stati non uniti d'Europa sul fronte della ripresa economica. Quindi è interessante questa, chiamiamola, dicotomia rispetto alla Fed, ma soprattutto queste previsioni che, insomma, stando, se fossero corrette, insomma, darebbero, immagino, molto credito alla gestione della politica monetaria di Christine Lagarde. Che dici? È assolutamente vero, però attenzione alla Germania, perché in Germania l'inflazione è al 5,2%, non è... E quella di oggi, peraltro, l'inflazione ai prezzi alla produzione è smodatamente alta, 19,2 massimi storici. Esatto, cioè quindi la situazione in Europa potrebbe diventare ancora peggiore nel momento in cui emergessero di nuovo questi contrasti e queste differenze evidenti tra paesi all'interno del vecchio continente. Noi sappiamo benissimo che in Francia abbiamo un'inflazione al 2,8, in Italia al 3,7, in Germania al 5,2. E allora cosa facciamo? Il problema è che dovremmo avere tutti i tassi differenti, non lo possiamo avere, siamo in un'unione monetaria, e questo è il problema nel momento in cui dovessimo uscire definitivamente dalla pandemia, perché evidentemente non ci sarebbe più il rischio recessione e si andrebbe verso una situazione in cui ci sono dei paesi che hanno una deflazione strutturale e una situazione difficile di medio e lungo termine, quindi parlo di Italia e Francia, e paesi invece che tirano di più, la locomotiva d'Europa, la Germania, che ha un'inflazione ben superiore. Quindi come si gestisce questa cosa? Non è semplice. La GAR fino adesso ha fatto gli interessi dei più deboli, perché doveva farlo come lo facevano tutte le banche del mondo, ma nel momento in cui tutte le banche del mondo ricominciano ad alzare i tassi, se la GAR non lo facesse non andando incontro alla Germania, i tedeschi avrebbero un problema, perché dovrebbero i risparmiatori tedeschi andare a finanziare quello che è il differenziale tra un'inflazione comunque che rimane alta e dei tassi che rimangono a zero, quindi la perdita la subirebbero i risparmiatori e gli investitori. Lo vedremo, non è facile da trovare come soluzione, e io penso piuttosto che invece di vedere un'inflazione al rialzo nel 2022 vedremo un'inflazione che scenderà progressivamente, perché di fatto l'OPEC ha messo gli occhi sul petrolio e sopra certi livelli secondo me non lo lasceranno andare, nonostante che grandi banche di investimento parlino di aumento della domanda di petrolio nel 2022 e 2023. Io penso che verso la fine del 2022 vedremo un'inflazione che scenderà radicalmente anche negli Stati Uniti, e non è detto che i dati siano così buoni e così positivi, basti vedere le vendite al dettaglio che sono uscite ieri, decisamente inferiori alle attese.
Quindi non lo so, starei un attimo a guardare e tengo gli occhi aperti, perché la mia paura è la perdita di credibilità del sistema bancario centrale con riferimento ad un eventuale rallentamento degli aggregati macro, della congiuntura macroeconomica nel primo e nel secondo trimestre del 2022. Molto inferiori alle attese i dati delle vendite al dettaglio, li abbiamo osservati durante la nostra diretta. Per chiudere sulla BCE, dato che abbiamo dato 6,5 a Bailey e alla Bank of England, a Christine Lagarde che cosa diamo? Ma no, lei è stata coerente, io credo che la BCE meriti, voglio dire, non può fare altro, è in una situazione in cui lei può guardare la stabilità dei prezzi e in questo momento ha seguito chi doveva seguire, cioè i paesi più deboli che dovevano uscire dalla crisi pandemica. Ora vedremo cosa succederà, le diamo un voto abbondantemente sufficiente, ci mancherebbe altro, e poi noi non ci vogliamo attribuire patenti di dare giudizio a nessuno, non ce lo possiamo permettere, okay. Però voglio dire, stiamo facendo questo gioco e giochiamo. In ogni caso assolutamente sufficiente, bisognerà capire nel 2022 cosa succederà di fronte alle pressioni tedesche, che secondo me aumenteranno per un rialzo dei tassi. Eh sì, ricordiamo Weidmann, insomma, che era l'ultimo, diciamo, che ha lanciato gli ultimi sassolini prima di dire addio alla Buba, alla Bundesbank, che insomma era uno dei primi a voler vedere qualcosa in più, insomma, per quanto riguarda le decisioni della Banca Centrale Europea, e supponiamo, appunto, stando anche alla riflessione che ci ha offerto Saverio, che su quel fronte ci saranno, le pressioni continueranno in qualche modo. Veniamo così alla Fed, caro Saverio. In America l'hanno definito il Powell Pivot, cioè il movimento del pivot, che si sa essere più grande degli altri ruoli nella pallacanestro, è il più alto e il più grosso, quindi mobilità molto, molto limitata. Poi all'improvviso ti fa quel movimento spalle a canestro in cui sorprende un po' tutti quanti, mostrando un'agilità che nessuno si aspetta. Quell'agilità era riferita appunto all'approccio all'inflazione. Tre rialzi dei tassi nel 2022. C'è anche chi dice: ma no, io non ci credo che ne fa tre, se ne fa due è già tanto. Guarda, su Powell ho sempre avuto grandissima fiducia che potesse controllare i mercati, e lo ha fatto assolutamente fino a 3-4 settimane fa. Poi dopo quella uscita che ha fatto in audizione, credo al Senato, in cui ha detto che l'inflazione era sostanzialmente strutturale, dopo 8 mesi di inflazione a rialzo in cui diceva invece che era temporanea, mi ha un po' sorpreso negativamente, nel senso che ora non ha più tantissimi alibi, nel senso che se dovessimo arrivare a fine marzo con la fine del tapering, certo. E l'inizio di rialzo dei tassi per il mese di aprile, con dei dati che dovessero essere inferiori alle attese, beh, cosa fa? Non può alzare i tassi, deve rimanere fermo, oppure può ricominciare a fare QE senza che nulla fosse? Io credo che perderebbe di credibilità la Federal Reserve in quel caso, quindi dovrà tenere la barra dritta e non sarà facile. Lo giudicheremo secondo me nei prossimi 3 mesi. Fino adesso aveva tenuto la barra dritta ed è riuscito ancora a contenere i mercati, e non so come possano i rendimenti dei titoli di Stato essere così bassi quando un'inflazione al 6%, quasi al 6%, con titoli di Stato decennali che rendono 1,40, quindi una perdita secca per l'investitore americano del 5,5% annuo, del 4,5% annuo. Quindi mi chiedo come possa andare avanti senza far andare i rendimenti dove devono andare, e quindi salire per andare a sostenere o comunque coprire il rischio inflazione. Lo vedremo, secondo me verrà giudicato nei prossimi 2-3 mesi, adesso è prematuro. Per il 2021 grandissimo lavoro, niente da dire. Grande curiosità anche il fatto che, insomma, il suo primo consiglio direttivo post conferma abbia completamente cambiato, insomma, l'approccio rispetto al primo mandato, e ovviamente i più attenti avranno anche notato la presenza del nome di Lyle Brainard nell'entourage, insomma, del FOMC, che era la candidata a prendere il posto di Jay Powell nel ruolo di governatore della Fed. L'altro quesito che ho letto, insomma, qua e là, è se effettivamente, perché insomma così facendo la banca centrale americana sta mettendo le basi affinché l'economia, la finanza statunitense possa diciamo galleggiare da sola, insomma, senza aiuti, e quindi possa mettere le basi per rimanere indipendente e quindi uscire dall'emergenza Covid.
qualcuno dice, ma insomma, forse è troppo presto, insomma, le varianti, lo dicevi tu, potrebbero avere ancora un impatto importante, insomma, sull'inflazione e la scelta, non dico che rischia di essere irreversibile, però sarebbe un'ulteriore, forse, perdita di credibilità per le banche centrali se dovessero poi fare una sorta di mancia indietro, sempre che siano in grado di farlo. Per cui, insomma, è ovvio che ci si divide, c'è chi dice, ma come, perché hai cambiato approccio così all'improvviso, e c'è chi dice invece, ma come, perché sei così ottimista su una situazione che tendenzialmente non deve esserlo ancora. Tu che idea ti sei fatto su questo tema? Secondo me, farei un passo indietro, la Fed è rimasta eccessivamente behind the curve, cioè dietro la curva dei tassi, ed è arrivata in ritardo, avrebbe dovuto farlo prima. La Fed si è sempre contraddistinta in passato, ricordo negli anni 90, ma anche successivamente, per non essere mai behind the curve, mentre la BCE lo era stata. E quindi il fatto di essersi allineata in peggio, secondo me è un pericolo. Io mi sarei aspettato già ad aprile, a maggio, dopo le prime dichiarazioni sul possibile tapering a fine anno, una decisione di ridurre gli acquisti quando l'inflazione stava salendo. Adesso che l'inflazione magari ha raggiunto il picco o quasi, andare a intervenire rischia di essere un ritardo nel ritardo, e quindi in quel momento in cui l'economia scende lui va a fare un rialzo dei tassi che sarà controproducente ulteriormente. Ecco il rischio dove sta, di non aver agito prima. Adesso rischiava di essere troppo tardi, e quindi forse ha capito che doveva farlo, perché sennò non avrebbe potuto più fare. E quindi la situazione sarebbe stata ancora peggiore negli anni a venire, anche per il sistema bancario, per tutto quello che sappiamo essere il mondo finanziario con i tassi sotto zero. Saverio, guardiamo un po' adesso qualche cambio velocemente. Hai detto che insomma euro-dollaro si è riposizionato laddove aveva iniziato, insomma, osservare la settimana. Forse la sterlina in questo senso si mantiene un po' più, diciamo, il rimbalzo è appena iniziato, l'8 dicembre, e più o meno è ancora in quella direzione, insomma, sta mostrando più vivacità rispetto all'euro dopo la scelta della Bank of England, e forse è anche normale che sia così. Che dici? Sì, leggermente, però, perché euro sterlina che sembrava collassasse ieri a 84,50, poi 60, poi si è ripresa, è tornato a 85. La verità è che stiamo vivendo un rally di Natale sul mercato azionario, quindi il mercato dei cambi chi ha dato, chi ha avuto, cioè fondamentalmente i grandi fondi hanno già chiuso le posizioni. Io stesso ho ridotto estremamente le posizioni nel mio piccolo portafoglio, e quindi la verità è che sono ormai tutti allineati e coperti per le festività, e probabilmente cominceremo a vedere qualcosa di più nel 2022. E secondo me non possiamo fare grandi previsioni, per il semplice fatto che nel 2022 la chiave saranno i dati dei primi tre mesi, e da quello si deciderà poi l'anno in corso, che potrebbe essere un anno bilaterale o un anno di grandi trend, se dovessero acuirsi le differenze di crescita tra Stati Uniti, che vive ancora una fase comunque di crescita robusta, e altri paesi che invece sembrano leggermente rallentare. La stessa Gran Bretagna vive questo momento. Quindi non lo so, io credo che per ora i prossimi giorni saranno tutti di trading range, fase laterale, e quindi possibilità di operare all'interno di queste fasce di oscillazione abbastanza ristrette. Poi nel 2022, ripeto, banche centrali in azione dopo il primo trimestre, a seconda di quelli che saranno i dati del primo trimestre. Quindi attenzione a leggere bene i dati, perché quelli indicheranno la via per tutto l'anno prossimo. Stavo guardando dove c'è più volatilità oggi, guardando i vari cambi e anche i vari cross, sto notando che c'è una discreta volatilità sul dollaro neozelandese, debole oggi, con la sterlina perde lo 0,5, con l'euro perde lo 0,5, con lo yen perde lo 0,5 e con il dollaro americano perde lo 0,4%. Dollaro americano che peraltro è scivolato sotto i 96 punti, che è una soglia interessante, insomma anche un primo supporto mica male. Ti chiedo una veloce valutazione sia sul cambio neozelandese e sia sulla forza del dollaro, anche se parzialmente credo che tu abbia già risposto nella risposta precedente. Ma il dollaro neozelandese vive una fase un po' particolare, nel senso che ci sono stati due rialzi dei tassi che avrebbero
dovuto spingere il cambio più alto, però poi le aspettative di rialzo dei tassi, ora il mercato è girato perché si aspetta non più tanti rialzi su Nuova Zelanda e i rialzi cominciare negli Stati Uniti, quindi questa diciamo differenza temporale sta spingendo New Zealand sotto i supporti, ha rotto determinati livelli abbastanza interessanti a 68,30, a mio modo di vedere si può scendere fino a 65,5, poi secondo me riprenderà la corsa del dollaro neozelandese, perché comunque nella seconda metà dell'anno, se ci saranno rialzi negli Stati Uniti, anche nei paesi oceanici che vivono di riflesso, comunque vedremo dei rialzi dei tassi. È sorprendente il fatto però che c'è una divaricazione tra le decisioni della RBNZ, quindi la Banca Centrale Neozelandese, e la Banca Centrale Australiana, che hanno due visioni in questo momento, non dico radicalmente opposte, ma quasi. Banca Centrale Neozelandese che comunque vede una crescita più robusta, la Banca Centrale Australiana che invece dice ma per tutto il 2022 non alzeremo i tassi e ci limiteremo alla riduzione, quindi al tapering, alla riduzione degli acquisti di titoli. Per quel che riguarda il dollaro in generale, io sono convinto che alla fine rimanga tendenzialmente forte almeno fino al primo trimestre 2022. Se poi i dati non saranno secondo le attese, il dollaro rischia veramente di crollare, ma per il momento non ci sono le condizioni. Perché? Perché l'economia ancora dà segnali di crescita, di robustezza, eccetera eccetera. Vedremo i livelli di occupazione di quel periodo, i payrolls, quindi i jobless settimanali, ma soprattutto poi i dati sulle vendite al dettaglio e sui consumi in generale, che saranno la strada, che ci indicheranno la strada del dollaro. Io per il momento sto cauto e dico aspettiamo i dati per capirci di più. Un'ultima battuta te la chiedo, Saverio, perdonami, sulla lira turca che oggi perde il 5,13% nei confronti del dollaro americano, i motivi li sappiamo, quarto taglio dei tassi da parte della Banca Centrale turca e inevitabilmente insomma si sta sempre più indebolendo, questo è il grafico diciamo quasi irreale del cambio dollaro americano lira turca. Ma insomma, la Turchia vive un periodo di deficit di credibilità, lo sappiamo, l'imposizione da parte del governo alla Banca Centrale di tagliare i tassi è un qualche cosa che va contro natura rispetto a quello che è l'andamento dell'inflazione, che è oltre il 20%, quindi è evidente che la lira turca si svaluta e secondo me arriva tranquillamente a 20, poi lì vedremo se ci saranno correzioni. Certamente avrà qualche vantaggio sul lato delle esportazioni nel prossimo futuro e lo vedremo quando andremo ad analizzare la bilancia commerciale dell'Unione Europea, che infatti ieri tra le altre cose è risultata inferiore alle attese, perché chiaramente ad oggi andare a investire in Turchia per andare a produrre con i salari che continuamente rispetto all'estero si depauperano continuamente, mentre rispetto al mercato interno sono chiaramente scendono a causa dell'inflazione, anche se avranno una rivalutazione legata a un tasso di interesse che comunque è intorno al 15%. Quindi la verità è che comunque viviamo un periodo di grande deficit di credibilità e fino a che non viene messo mano a questo deficit di credibilità sarà difficile vedere grandi cambiamenti in tal senso, per cui io mi metto nei panni di chi ha ancora delle obbligazioni di lire turche, se non si è coperto. Certo, e anche la copertura tra l'altro costa, perché nella copertura viene inserito e inglobato il delta tasso tra le valute su cui uno ha le obbligazioni, che sono le lire turche, ma poi un investitore vive in Europa e quindi vive in euro, quindi si ritrova con una svalutazione del cambio del 5% al giorno. Mi chiedo come si possa andare a pensare di investire in lire turche in questo momento. Quindi mettendomi nei panni di quegli investitori mi spaventa un po' la loro situazione, insomma. Saverio, io confido di magari anche risentirci per la prossima settimana, ma se non fosse possibile, non solo ti auguro un buon fine settimana, ma anche gli auguri di buon Natale a te e alla famiglia. Ricambio a tutti voi, a tutto il vostro staff e ai nostri ascoltatori e spettatori. Grazie.